due giorni ricca di eventi, quella che la SD Santa Sabina ha organizzato per celebrare i suoi 50 anni di storia sportiva. Il presidente Sportoletti e i più stretti collaboratori hanno messo a punto ogni dettaglio per rendere indimenticabile una manifestazione che ha rimesso insieme tanti dirigenti ed ex atleti che nel tempo hanno contribuito a dare lustro ad una delle realtà calcistiche più organizzate, oltre che longeve, del Perugino. Succede quasi mai. In assoluto il momento più emozionante è stato vissuto domenica 1 giugno in occasione della presentazione del volume Santa Sabina 50 anni di storia, alla presenza del sindaco di Perugia Vladimiro Boccali, dell'assessore allo sport Illo Liberati, del presidente del comitato regionale Umbro Luigi Repaci e del giornalista statistico Adriano Bacconi. 50 anni di storia vissuti come l'ha vissuto il paese di Santa Sabina credo che sia una cosa molto importante. E averla ricordata in questo libro è una cosa bellissima, perché il riscontro è stato quello che la gente veramente lo sta apprezzando in maniera importante. Oggi continuiamo, cerchiamo di dare due calci con tutte quelle persone che hanno calcato il campo di Santa Sabina dal 1954, qualcuno veramente c'è anche chi ha giocato negli anni 64 quando è iniziata questa società, e questo non fa che altro darmi grande soddisfazione. Poi andremo tutti a mangiare, se riusciamo, speriamo che non ci sia qualche infortunio, qualche gesto, andiamo tutti a mangiare, siamo 800 persone, quindi è una grande festa e staremo tutti insieme. La cosa positiva credo di questo momento è che ho adesso abbracciato una persona che è tornata da Bologna, cioè si è sparsa talmente la voce per questo momento che veramente è inaspettato. Veramente. Non è sincera, siamo molecole. Il futuro io credo che sia in buone mani, abbiamo lavorato anche per questo, non soltanto pensato a giocare la domenica, abbiamo lavorato per cercare di creare un futuro, il futuro già è in piedi, già sta camminando con le proprie gambe, perché c'è un'associazione Santa Sabina, la SD Junior, con i suoi dirigenti, con il presidente Battaghini Aldo, Morlupa Luca e altre persone, che stanno lavorando in maniera molto 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 forte per continuare questa avventura bellissima, e credo che problemi non ce ne siano assolutamente. Che dire, davvero una bella festa, iniziata domenica e proseguita anche nella giornata di lunedì 2 giugno, quando dalla prima mattinata ex dirigenti e atleti si sono ritrovati per un'allegra sfida tra vecchie glorie, poi il pranzo sociale e il resto del pomeriggio trascorso a raccontarsi aneddoti e storie.